Eccoci qua anche questo pomeriggio con un super amico, grandissimo. Finalmente sono riuscito a vederlo, più o meno. Ci siamo sempre solo sentiti per telefono, mai visti, e oggi ho un sussulto. E Guarda, oggi siamo qua in diretta, siamo quasi, come dire, in un incontro metafisico. E la grandezza della tecnologia che ci permette di fare queste cose e che abbiamo rischiato di non riuscire a fare, tra l'altro, perché Due abbiamo avuto. smanettoni, due smanettoni come me e te che rischiavano di non fare la diretta. Ma infatti, tra l'altro, vabbè, io dovrei esserlo molto più di te, smanettone, perché ho un'azienda che si occupa proprio di web e il fatto di non riuscire a connettermi con una banda decente è stato drammatico, però alla fine ce Il l'abbiamo risultato, fatta. l'importante è il risultato, vero Stefano? Sì, l'importante alla fine è riuscire. Che giorno è oggi? Oggi dovrebbe essere martedì, se non sbaglio. E il computer mi dice anche che è il 21 di settembre. E siccome è il 21 di settembre, io ti dirò anche che è l'equinozio d'autunno ed è un giorno sempre speciale, insomma. Perché Esatto, sono. da domani ci svegliamo che siamo nella stagione dei tini, del vino, dell'uva passa. Le castagne, la patata americana. Ma la patata americana lasciamola là, dai. E sono le 18:29 2021 l'anno, questa è la chiacchierata numero 261. Va bene, io sono il numero 261, esattamente come, no? Nei campi di concentramento, me lo tatuerò qua, anzi lo scriviamo subito, due, non scrive la Biro, altrimenti te lo facevo vedere. Vabbè, niente, anche la Biro che non scrive, Dopo però siamo farai connessi. un post con un pennarello indelebile dove ti scrivi 261 sopra dove vuoi la fronte o la guancia. Va di moda qua, nel collo. No, è No, troppo dai. invadente nel collo. Poi lo vedono, ti chiedono tutti, ma cos'è? No, no, è qua, qua, dove ce l'avevano i detenuti ebrei nei campi di concentramento. Come ci siamo conosciuti io e te? Beh, ci siamo conosciuti. Direi in seguito alla mia campagna elettorale da sindaco, una campagna elettorale surreale nella quale ho provato a sfidare il sistema presentando un programma politico e amministrativo che prevedeva cose irrealizzabili al limite dell'assurdo, anzi oltre il limite dell'assurdo, perché proponevo cose tipo fare un vulcano scavando sottoterra, oppure rendere un torrente qua vicino a Piacenza navigabile per fargli il porto mercantile più grande del mondo e risolvere tutti i problemi della logistica. E poi decantavo amicizie da fantascienza. Putin era un mio caro amico, la regina d'Inghilterra era mia cugina e tutti partecipavano a questa campagna elettorale con interventi vari, promettendomi aiuti di ogni genere. Putin mi In prestava l'armata rossa, mia una cugina cosa mi prestava l'armata rossa, Putin per difendere i cittadini dai mariuoli per strada con i carri armati e poi per attaccare e distruggere Parma, perché Parma è veramente
Da distruggere, ha rubato tutto a Piacenza, dal formaggio alla coppa, Verdi, qualunque cosa di rubabile ce l'ha preso e adesso sta tentando di prendersi anche i pizzarelli. Ecco, e qui c'è qualche fotografia in cui mi si vede con questo vestito che è ispirato al sindaco di Topolinia e ho la tuba in testa, una fascia tricolore a pois, fatta con tessuti di grandi stilisti, uno deve essere Gucci, l'altro Versace e l'altro Armani, però indipendentemente da questo piccolo particolare ti dirò che la tuba è quella che indossò mio nonno nel giorno della sua proclamazione a podestà di Bettola e per questo mi è carissima quella tuba, proprio un borsalino originale degli anni 30 che indossata proprio mi dava una carica enorme come se avessi dietro di me tutta la mia famiglia con la sua storia, che è una storia lunga e bella, insomma. E questa campagna elettorale che intendeva prendere in giro non tanto la politica quanto i politici, e insegnare alla gente che farsi prendere in giro è una cosa molto seria, alla fine mi ha fruttato il 4,28% delle preferenze, Io cioè mi un ricordo che c'erano una manciata di voti proprio per andare su. sì, sono mancati circa 70 voti all'elezione. Elezione non a sindaco, ma a consigliere comunale, e comunque insomma è stato un risultato veramente eccezionale che mi ha messo poi alla ribalta della cronaca a livello nazionale con interventi anche clamorosi come quello alla Zanzara o ad altre trasmissioni, un giorno da pecora e deve essere l'altro il pomeriggio non so cosa della RAI che mi ha chiamato per intervistarmi, insomma. Però una cosa, ieri quando ascoltavo il discorso, quello lungo che hai fatto a Piacenza, cioè, è stata fatta. I viaggi interspaziali saranno all'ordine del giorno. Sì, i viaggi interstellari interplanetari sono diventati all'ordine del giorno e c'è stata la proposta da parte della regione Emilia-Romagna di trasformare l'aeroporto militare di San Damiano in uno spazio porto. E a questo punto non ho potuto fare altro che intervenire con un comunicato stampa che è stato poi ripreso da tutte le testate locali. Divertentissima come cosa. Intanto ti saluta Maria dalla provincia di Messina. Grazie Maria, ciao ciao ciao. Ma questo personaggio, prima ancora che nascesse, era già nella testa di Stefano? Cioè, com'è Stefano in realtà? Ma guarda, Stefano ha una storia molto molto particolare. Io ho una malattia degenerativa, una distonia di origine genetica, che mi ha progressivamente portato a perdere completamente il controllo dei miei movimenti. E mi sono ritrovato ad essere in serissima difficoltà perché attorno al 2010 ho cominciato veramente ad avere dei problemi a camminare, a muovermi, a stare in mezzo agli altri, ad avere una vita di relazione con gli altri. E
ad un certo punto mi hanno proposto di sottopormi ad un protocollo medico ancora sperimentale in gran parte, dicendomi non sappiamo perché funziona e le chiediamo di aiutarci a capirlo, e mi sono ritrovato ad avere due elettrodi impiantati in profondità nel cervello, due piccoli computer un po' più grandi che dei pacemaker impiantati nel petto, tutto un sistema di cavi che permette a questi computer di raggiungere gli elettrodi o microchip, come piace a qualcuno chiamarli, che sono messi dentro nei miei globi pallidi, e lì io mi sono ritrovato un po' per volta, e non subito, ma a riconquistare una mobilità che è sufficiente a consentirmi di avere Una una vita quasi vita quasi normale. completa e soddisfacente. Ecco, l'unico problema che c'è stato è stato sul mio eloquio, che è diventato molto difficile, faticoso, lento, e lì ho dovuto veramente lavorare a fondo su me stesso per riuscire a recuperare una capacità oratoria sufficiente, e alla fine è stata anche sufficiente, nonostante sia ancora lenta rispetto a quella di tanti, ma sufficiente a fare dei comizi, a diventare il capopopolo e a fare questa parodia dell'uomo politico che tanto mi premeva, perché una volta che tu riconquisti la capacità di vivere, dopo aver scoperto che bere un caffè o fare una passeggiata è una cosa bellissima, alla fine ti viene voglia di fare qualche cosa di più. E quello è stato il mio grido: esisto al mondo intero. E ne sono enormemente soddisfatto. È come io che parlo praticamente come te, no, se, non avendo niente, non da all'elementare non mi facevano leggere mai un libro perché dicevano sì e no che leggiamo 10 righe in un'ora. Però a livello di bionica io sto aspettando per il discorso delle gambe, perché io dovrei fare protesi in tutte le grosse articolazioni, perché manco di cartilagine, anch'io dovuto a un problema genetico ereditario dall'età dei 12 anni ai pressoché 20 anni, un po' me le hanno tolte le cartilagini e un po' si sono consumate e adesso sfrego osso contro osso, qualche volta si lussa qualche articolazione, mi smonto come un Lego praticamente, no? Allora ho detto Immagino che tu faccia le scintille quando Allora ho detto, ma perché io devo mettermi una protesi e farmi, sono le 18:41, lo dico lo stesso, farmi un culo così, recuperare sì e no il 10% rispetto a quello che mi muovevo prima? Io aspetto che la bionica, quella bella, nel senso di abbiamo visto il robottino di Tesla, tipo quello, no? Perché penso che me lo puoi confermare anche te, Stefano, che non importa, quello che dicevamo prima, non importa come giri, come arrivi al risultato, l'importante è arrivarci, no? Quindi io perché devo farmi sempre un mazzo così per camminare quando posso avere due gambe che vanno da sole, collegate con gli elettrodi con la testa? Perché temo che alla fine non riuscirai mai a fartele installare, perché noi stiamo assistendo ad un cambiamento radicale nell'approccio alla cura, e un po' per volta diventa costoso farlo.
Tu pensa che io dovevo già farlo 20 anni fa, allora sto portando pazienza. Comunque sia, prima o poi arriveremo all'uomo artificiale, l'oltreuomo, diceva Huxley, no? L'uomo che non muore mai perché un po' per volta, man mano che invecchia, gli sostituiscono i pezzi e lo fanno diventare immortale, cioè una mostruosità colossale. C'era una volta questo film qua che io mi entusiasmavo un sacco a vederlo. E lui correva molto forte, si muoveva in una maniera eccezionale, ma non era immortale. Esatto. Questo, almeno questo c'era. Mentre invece oggi c'è proprio quell'illusione di immortalità che è deleteria, secondo me, perché innesca proprio un fenomeno attraverso il quale l'uomo diventa il dio di se stesso, no? Colui che è in grado di vincere la morte alla faccia di quello là, crocifisso, che l'ha vinta anche lui, ma l'ha vinta per sé, non per tutti, no? Nella narrazione, io non so cosa ne pensi tu del termine narrazione, io non lo sopporto, ma ogni tanto bisogna dirlo, no? Nella narrazione del mondo contemporaneo, questa assenza totale di Dio produce poi come risultato l'avvento del nichilismo, anzi, ha prodotto l'avvento del nichilismo, e Ormai con diciamo. l'avvento del nichilismo siamo tutti fottuti. Io te lo dico in maniera molto brutale, no? Cioè i valori tradizionali sulla base dei quali veniva misurato l'uomo, che hanno poi sostanzialmente la sua rettitudine, l'onestà, la coerenza, la capacità di mettersi in discussione, oggi sono completamente saltati perché i valori che contano sono unicamente la produttività e l'efficienza. Nel momento in cui tu non riesci più ad essere efficiente e produttivo, il sistema ti espelle, e non è un'espulsione come quella dell'andare in pensione, che tutto sommato è molto molto carina, no? Come soluzione finale della propria esistenza. No, è una espulsione tipo Credo lo che sia statismo. un'espulsione in questo modo. Questo è stato lo slogan degli slogan, perché il buon sindaco è buono, si manda tutti al diavolo, perché poi nei comizi, alla fine, soprattutto le vecchiette, no? Se la prendevano con me. In un comizio, una è venuta con l'ombrello perché avevo mandato tutti a cagare, e allora ho cambiato. Comunque il senso di quello che dicevi prima è che l'espulsione è proprio quella, senza cartellino rosso. Sì. Ma è un'espulsione, bada, che è del tutto simile all'ostracismo dell'antica Grecia o all'espulsione dal totem delle tribù primitive della Papuasia e dell'Amazzonia. Un qualche cosa che è peggiore di una condanna a morte, perché l'espulsione dalla polis, ovvero dalla tribù, dal totem, produce la morte per disidentità nel giro di poche ore, 48, 36 addirittura. Quindi è devastante il ritrovarsi espulsi in questo modo. Non a caso, già in Olanda, l'Olanda è il paese del demonio. Se il demonio esiste, c'è, è olandese.
stanno discutendo e mi pare che l'abbiano anche approvata la distribuzione gratuita della pillola per il suicidio agli over 70, indipendentemente dal loro stato di salute. In farmacia uno va là, fa vedere la carta d'identità e gli danno sta pillolina. Dovrebbe poi servire a fare una festina, invitare i sopravvissuti rimasti, imballarsi per bene perché da ubriachi è più facile prendere la pillola e poi salutare tutti in modo definitivo. Il che significa essere arrivati ad un livello di disumanizzazione dell'uomo che è colossale Sì, e per no, me è no. sinceramente inaccettabile. Esatto. Il non apprezzare quello che dicevi prima, anche il bere un caffè, cioè lì addirittura ti prendi il caffè e poi ti prendi la pillolina, cioè non ha. Sono di quelle cose che non concepisco. Faccio fatica a concepire quelli il discorso che stanno veramente male, non possono fare niente per guarire e tutto il resto, ma. Io ci convivo bene o male da quando sono nato, sì, in altri termini è vero, io mi muovo, sono tutto sommato una persona normale, così, però la vita è sempre la vita. Sì, sai, per noi altri credo che sia più facile scherzare su certe cose, perché abbiamo provato sulla nostra pelle che cosa significa il dolore, che cosa significa il non farcela, che cosa significa il trovarsi a far finta di stare bene, no? Per riuscire a non scioccare gli altri, ad essere accettati, ovvero a sentirsi accettati, perché poi in realtà molte persone sono aperte e disponibili a capire la sofferenza, no? Però alla fine il discorso è che scherzaci pure in cima, ma la realtà rimane questa, cioè in un mondo nichilista, completamente nichilista, si è perduto il senso dell'umanità. Guarda, io adesso poi si rischia di fare il nostalgico, no? Si rischia di sembrare quello che si attacca al passato per dire era più bello quello e torniamo indietro, cosa che io non ho proprio come predisposizione, però quello che mi viene da dire è che quando ero bambino vivevo in un paese che si chiama Cassano, nelle vicinanze di Piacenza, in Valnore, su una collinetta, un posto bellissimo. Allora c'erano grosso modo un 300 abitanti, la gran parte facevano il contadino, avevano la loro fattoria. E poi c'erano quei due o tre che non ci arrivavano, cioè avevano qualche problema di carattere psichico o psichiatrico addirittura, qualche problema fisico, e per loro comunque c'era sempre un pasto, ma un pasto che non veniva mai regalato, no? C'era un vieni, fai questo lavoretto che magari è un insignificante intervento sulla rete dell'orto o sulle griglie dei pollai su cui dormivano le galline, no? Ma in cambio io ti do il pasto e magari ti do anche quei pochi soldi con i quali andare a bere qualcosa all'osteria alla sera. E star lì in mezzo agli altri a chiacchierare e a sentirti non solo, no? Mentre invece oggi viviamo in un mondo in cui il problema della solitudine e la depressione conseguente è un problema diffusissimo, no? Se vuoi, è
L'anestetizzare il dolore è diventato uno degli elementi fondanti di questo nuovo modo di convivere. Ognuno di noi cerca di rifugiarsi o in antidepressivi o in antidolorifici anche pesanti al limite al limite dell'essere vera e propria droga che crea dipendenza. E siamo incapaci di condividere il dolore che proviamo con gli altri. O anche prendete in mano semplicemente un telecomando. Telecomando. Ah, beh, sì. Accendiamo Netflix e siamo contenti, felici, vediamo il mondo raccontato come non è, però alla fine è bello quel mondo lì, no? E siamo tutti contenti di trovarci. Intanto resti in casa e non produci niente. Io sono estremamente incazzato con queste cose, no? Perché io tutto il giorno, io per dire, è dalle 8 di stamattina che sono attaccato al computer e non mi sembra di aver fatto niente, ma ho fatto il mio lavoro standard, no? Però di concreto non ho realizzato niente e quindi mi sembra di aver fatto niente. Certo, hai fatto cose del tutto virtuali. E tra un po' manderemo in giro l'ologramma di noi stessi a far spesa o anche a cercare di cuccare una donna o fare altre cose per conto nostro che a noi dà fastidio fare, insomma, ci crea qualche problema fare. E comunque sia, insomma, ti dicevo, questa nostra incapacità di condividere con gli altri il dolore, di fatto lo privatizza, no? Le tante privatizzazioni del mondo moderno neoliberista, tra queste tante c'è anche la privatizzazione del dolore, il che alla fine fa sembrare ogni nostro fallimento qualcosa di gravissimo, no? Perché è solo nostro ed è sempre tutto per colpa nostra, no? Facci caso, la crisi è una opportunità. Per cui se tu non riesci a trarre questa opportunità dalla crisi, non riesci a diventare un magnate, un grande, avere l'idea che vince, sei un fallito, no? Ma te ne rendi conto che la crisi, cavoli, può essere un'opportunità per tre persone al mondo e per tutti gli altri è una fregatura colossale perché si perde il lavoro, perché l'economia cambia e diventa povera, no? Diventa un'economia nella quale non c'è più lo spazio per crescere, e si dovrebbe essere capito oramai dopo oltre un decennio che questa crisi continua ad essere tale, non ci risolleveremo mai da questa crisi economico-valutaria, adesso anche pandemica, anche medica. E che dirti, noi altri riprendiamo a dialogare con gli altri, a condividere con gli altri il nostro dolore, ma anche la nostra gioia quando c'è, no? Oppure difficilmente riusciremo a tornare ad essere un popolo. E siccome solamente tornando ad essere un popolo noi altri avremo la forza di ribellarci,
Io credo proprio che sarà difficile farlo, perché chi detiene oggi il potere ha tutto l'interesse a farci vivere come uomini soli, come elementi di un conglomerato che non ha più elementi leganti, un calcestruzzo senza cemento, insomma. E un po' per volta questa solitudine riesce a trionfare. Anche perché se tu vai a raccontare queste cose, magari vestendoti da politico in giacca e cravatta e proponendo, no, qualche programma elettorale che sia in grado di demolire questa visione del mondo, restituendo all'uomo una sua dignità della quale ha un diritto profondo, radicato nella storia, tu fai una brutta fine perché come minimo diventi lo zimbello di tutti, ti trovano ogni magagna possibile ed immaginabile e ti relegano ad un ruolo talmente periferico da impedirti ogni azione. Ma c'è una via per arrivare a scuotere le coscienze, e questa via, secondo me, è la poesia, perché la poesia riesce a parlare direttamente al cuore della gente, saltando completamente la parte razionale come un bypass. E alla fine riesce per davvero a muovere moltissimo. Ecco, qua c'è una mia foto con William Serra, che è uno degli artisti della poesia visiva, più importanti d'Italia. È un mio carissimo amico. Ed è un uomo che ha dedicato la vita a sperimentare cose nuove ed eccezionali, arrivando a cancellare i suoi quadri, pitturandoli con una vernice nera e scrivendoci sopra "Io mento", il che secondo me è la cosa più poetica e bella che un artista possa fare, no? A conclusione della propria vita artistica, no? Questo invece è Beppe Mariano, un poeta realista terminale, pluripremiato, con il quale ho condiviso. Qui eravamo ad un incontro per parlare della bomba di Hiroshima. E poi quella di Nagasaki, no? Un qualche cosa che è sfuggito un po' a tutti è il fatto che tra gli anniversari della bomba di Hiroshima e di Nagasaki, che cadevano uno di venerdì e l'altro di lunedì, c'è stata la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo, la cerimonia di chiusura, nella quale non è stata fatta alcuna citazione delle due bombe atomiche sganciate sul Giappone. Ed è tristissimo vedere come oggi non sia possibile parlare di certe cose. Uno dei momenti più tragici della storia dell'umanità, che viene completamente cancellato dalla cronaca, persino nel paese che lo ha dovuto subire. E tutto questo è proprio, da un lato, squallido, dall'altro indice del fatto che non siamo eterodiretti nell'informazione, cioè c'è qualcuno che la sta controllando, la sta controllando molto bene. Tra l'altro, io non so se lo sai, io l'avevo già detto sulla mia pagina Facebook un po' di tempo fa, ma è sconosciuto ai più,
giorno prima che gli americani sganciassero il Little Boy su Hiroshima, la bomba atomica, l'ambasciatore giapponese era stato a trovare il presidente proponendogli la resa incondizionata del Giappone. Dopo 50 anni gli incartamenti segreti vengono aperti ed è saltato fuori questo telegramma in cui il Giappone si arrendeva, diceva: fate quello che volete, venite, prendete l'imperatore, uccidetelo, fategli fare harakiri, non lo so, obbligate i giapponesi a parlare inglese, qualunque cosa voi vogliate la potete fare, noi ci arrendiamo. E la risposta è stata la bomba atomica, il che significa che non era necessaria per vincere la guerra, ma era necessaria per cominciarne un'altra che è stata poi la guerra fredda e che per fortuna è diventata fredda, per fortuna che qualcuno tra coloro che avevano operato nel progetto Manhattan ha passato i segreti ai russi, i quali, in men che non si dica, si sono messi a fare la loro bomba atomica e quindi poi le grandi potenze hanno avuto paura di cancellare il mondo e non hanno mai fatto guerra calda. Si sono limitati però ad andare a costruire missili su missili, testate su testate, a metterci di fronte a rischi che rispetto all'Olocausto erano immensi, insomma, facevano diventare quel che capitò agli ebrei un qualche cosa di quasi ridicolo. Questo è Guido Oldani, il fondatore del realismo terminale, il movimento poetico al quale ho aderito, perché quello che non ho ancora detto è che dopo aver fatto tanto caos in politica mi sono alla fine legato ad un movimento artistico e letterario che è il realismo terminale, fondato da quest'uomo che è Guido Oldani, che tra l'altro è candidato al Nobel per la letteratura con serie probabilità di successo. Premio Nobel non si vince, quindi non farmi dire con serie probabilità di vittoria, perché il premio Nobel non è una competizione, ma un qualcosa che Che una arriva. giuria di eminenti personaggi decide o meno di assegnare a qualcuno che lo merita. E Guido Oldani ha proposto con questo manifesto che è del 2010, quindi è comunque datato, una inversione di oggetto e soggetto nelle metafore, perché non è più l'oggetto che assomiglia alla natura, ma viceversa, è la natura che assomiglia agli oggetti. Gli uomini sono talmente tanto lontani dalla natura, e del resto il fatto stesso che la gran parte dell'umanità, la maggior parte dell'umanità viva nei grandi centri urbani e non più nei piccoli paesi e villaggi, rende chiaro il concetto, c'è cioè un accatastamento degli uomini distaccati dalla natura, e nella percezione diventa molto più facile usare come riferimento gli oggetti rispetto alla natura. I termini di paragone sono gli oggetti. Quindi io non ti dirò più sei nero come la notte, ma ti dirò sei nero come un monitor spento.
Oppure non ti dirò più corri forte come una lepre, ma corri forte come un'automobile da corsa. Il tramonto non è rosso come il fuoco, no? Ma è rosso come una Ferrari. Sì, che poesia, e questa non è poesia. Beh, io ti dirò che invece il parlare in questi termini rende i componimenti poetici molto più realistici nel narrare la contemporaneità. Il secolo scorso è finito, anche se sono passati molti pochi anni, il cambiamento antropologico che c'è stato dal momento in cui abbiamo scollinato il millennio ad oggi è stato un cambiamento gigantesco, come probabilmente mai in così poco tempo si è verificato nella storia dell'umanità. E oggi per narrare il mondo contemporaneo occorre un linguaggio che tenga conto del fatto che il mondo contemporaneo ha cambiato i suoi riferimenti. Poi la natura umana rimane la stessa, no? La nostra capacità di amare, che è il fondamento poi, no? Di tutto quello che noi siamo. Noi siamo nati con l'istinto di amare, che poi lo confondiamo magari con l'istinto alla felicità, alla ricerca della nostra felicità, ma la nostra felicità consiste nell'amare gli altri e nel sentirsi amati dagli altri. Sto entrando in un altro argomento ancora, però ti dicevo, l'uomo rimane comunque l'uomo con le sue pulsioni, i suoi sentimenti, il suo essere, la sua essenza immutata, ma cambia completamente il riferimento per riuscire a definire questa essenza umana. E questo riferimento può essere recuperato nell'invertire le similitudini, la similitudine rovesciata. Questo è Pietro Caliceti. Pietro è un caro amico, è uno scrittore giallista, scrive thriller bellissimi, e mi ha fatto il regalo di ispirare a me quando ero piccolo il personaggio di uno dei suoi romanzi, che è L'ultimo cliente. Lui scrive gialli per la Baldini e Castoldi e guarda, leggere quel romanzo a me, che non avevo idea di quello che lui aveva fatto, ha creato un'emozione talmente forte da portarmi fino alle lacrime ad un certo punto, però questo è, insomma, il regalo che mi ha fatto Pietro Caliceti. In realtà è un romanzo ispirato, mentre ce n'è un altro che è stato poi scritto dopo l'avventura di candidato sindaco surreale, che si intitola Torre Sindaco, l'uomo che voleva portare un vulcano in città, scritto da Marcello Pollastri, che è un giornalista di libertà, con un'appendice didascalica che racconta momento per momento quello che è successo nella campagna elettorale, scritta da altri due giornalisti che sono Thomas Trenchi e Denzo Latronico, ed è un documento, quantomeno, che rimane negli annali. Questo è Filippo Ravizza, che nonostante la mascherina è riconoscibile, è un poeta milanese affermato, conosciuto, che frequenta il piccolo museo della poesia di Piacenza e io ho incontrato lì.
il giorno della presentazione di un suo libro. Che dirti? Filippo è un personaggio che vale la pena conoscere, no? Pur non avendo, lui aderito al movimento del realismo terminale, è un personaggio che riesce, personaggio, un poeta che riesce a raccontare il mondo in modo molto molto efficace. Io nel leggere le sue poesie rimango sempre abbastanza a bocca aperta. Mi dispiace solo di non avere qui con me un suo libro per leggertene una, ma rimedieremo probabilmente. Adesso Prossimo. gli dici con lui di fare che facciamo una chiacchierata in tre. Sì, secondo me sarebbe disposto ad accettare con piacere. Allora, quello che io volevo dirti, questo è Antonio La Neve, che è un poeta canturino. Guarda, che recentemente ho incontrato qui a Piacenza, in occasione della lettura della Divina Commedia, il 13, anzi nella notte tra il 13 e il 14 di settembre, si consumava il 700° anniversario della morte di Dante, e Massimo Silvotti, con la Sabrina Di Canio, che sono i direttori del Piccolo Museo della Poesia di Piacenza, hanno deciso di omaggiarlo con una lettura non stop di tutta la Divina Commedia affidata a 100 poeti. E quindi 100 canti letti da 100 poeti, ognuno con la sua enfasi, con la sua voglia di sottolineare qualche pezzo piuttosto che non qualcun altro, e il risultato è stato veramente magnifico. Tra l'altro, qualcuno è arrivato qui e ha letto nella sua lingua. C'erano poeti che arrivavano da mezzo mondo, addirittura dall'Argentina, da Israele, che poi si sono qualcuno anche collegato usando la grandezza della tecnologia, però qualche canto è stato letto in altre lingue, e questo ha, Bello. come dire, dato un sapore internazionale da un lato, dall'altro addirittura biblico, direi, no? Qualcuno dice che la Divina Commedia potrebbe essere l'ultimo libro della Bibbia, cioè dopo l'Apocalisse potrebbero appiccicare la Divina Commedia alla Bibbia per farla diventare ancora più voluminosa, e questo richiamo alla Torre di Babele diventa significativo come mai. Secondo me è qualche cosa di veramente splendido. Ho partecipato anch'io, ho letto l'ultimo canto dell'Inferno, il 34esimo, in cui Dante incontra Lucifero e poi si infila nella natural burella per uscire a rivedere le stelle. E lì ho incontrato anche Antonio La Neve, che era contento come mai perché aveva appena vinto il premio speciale del concorso di poesia, che a Monza indicano mi pare, 2 o 3 anni, ed è un premio importante al quale io non riuscirei mai ad avvicinarmi, e lui ha vinto la sezione speciale dedicata all'autodromo, istituita quest'anno con una bellissima poesia, nella quale è andato a mescolare le sue due passioni,
l'automobilismo e la velocità. Dalla foto non si vede, ma è uno che ama molto la velocità e la poesia, cosa nella quale riesce in modo mirabile e che alla fine lo ha portato a conquistare una poesia, un premio. Beh, qui sono io che alzo le braccia al cielo durante una recentissima vacanza in Liguria e ho al collo il Green Pass. Il Green Pass al collo, qui non si vede, ma ho trascritto un pezzo di Divina Commedia sul foglietto. Eccolo qua, eccolo lì, in cui non riveliamo che cosa c'è scritto. Qualcuno lo potrebbe considerare offensivo. In ogni caso, il Green Pass è uno di quegli argomenti talmente difficili da affrontare, e qui c'è la maglietta odio il lockdown, della quale vado fiero come mai, ritorno al Green Pass, che è uno di quegli argomenti talmente difficili da affrontare, da rendere impossibile oggi fare satira parlando di politica e di politici. Perché sono riusciti a creare una situazione nella quale, accanto alla demenzialità tipica dei politici, poi in Italia siamo abituati ad avercela come male endemico, hanno infilato il rischio di morte di ognuno di noi. Il fatto che ognuno di noi si debba rendere responsabile nei confronti degli altri per evitare di contagiarli, di metterli in difficoltà. Ed è difficilissimo in questo scenario riuscire a trovare qualcosa di divertente da dire, perché non c'è letteralmente niente di divertente da dire. L'unica cosa che io posso affermare è che, indipendentemente dall'averla scampata oggi, comunque Azrael, che è l'angelo della morte, arriverà, non si sa quando, non si sa come, e seminerà morte dappertutto. Mio cugino dice sempre delle cose intelligenti, afferma che la malattia più grave che uccide di più sulla faccia della terra sia la vita. Ovvero, tutti noi prima o poi, proprio perché abbiamo la malattia della vita, siamo destinati a perderla. Ed è un qualche cosa di talmente bello e poetico da meritare il Nobel. Lo proporrò mio cugino al Nobel, prima o poi. Avevi qualcosa lì, avevi tirato su qualcosa prima? Che cosa? Ah sì, ho tirato su il libro, il cristallino di piombo. Allora, io ho pubblicato una plaquette con 12 poesie dedicate alla verità. È un libricino che riporta la prefazione di Guido Dani, quindi di un candidato al Nobel per la letteratura, e quando gli verrà dato questo premio sarà qualcosa di più di un candidato, speriamo, nel quale affronto il tema della verità e di come l'uomo d'oggi si è abituato a costruire una verità su misura della propria convenienza. Credo
cancellando l'oggettività. Tempo fa, se c'erano dei testimoni di un incidente stradale in cui una pianta andava contro l'albero e qualcuno aveva visto la macchina di color rosso, qualcuno l'aveva vista blu, qualcuno l'aveva vista andare fortissimo, qualcuno sbandare prima dello schianto. Insomma, si cercava di fare una media in sede inquirente di queste testimonianze. Poi se arrivava uno che diceva no, guardate che non è vero, è la pianta che è andata contro la macchina, si eliminava la testimonianza, no? Mentre invece oggi, cavoli, viene presa in considerazione. E da qui si arriva all'assurdo, no? Poi del consentire alla verità di assumere un connotato che è talmente differente tra una persona e l'altra ed è talmente differente dall'oggettività da consentire ad ogni cosa di avere diritto di cittadinanza nelle discussioni. E alla fine, insomma, svuotare ancora una volta di significato la nostra esistenza. Perché laddove non esiste più la verità, non esiste più nemmeno la menzogna. E quindi diventa difficilissimo riuscire a muoversi. Adesso ti do 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi, la prima cosa che ti passa per gli elettrodi. Guarda, ti vado a prendere Ti vado a prendere una poesia che si intitola Whisky con ghiaccio. Da quando sono avanguardia di Dio, cammino sulle acque ad annunciare me a me stesso. L'amore è un whisky on the rocks, consumato in fretta, per ubriacarmi di ambrosia. Desidero senza aspettare e consegno al mio cuore frammenti di ricordo riflessi nel ghiaccio sul fondo del bicchiere, nel mentre che la testa galleggia come una palla nel mezzo del mare, senza nessuno che la guardi vomitare. Ho toccato il tuo cuore, Ah, mi ci rispecchi un pochino, eh? Soprattutto per i frammenti. Beh, i frammenti, sai, la poesia è bella quando la gran parte di coloro che la leggono, che l'ascoltano, ci si rispecchiano. O in un aspetto o nell'altro, anche perché poi la poesia ad ogni rilettura riesce a darti delle sfumature differenti che sono molto legate anche al tuo stato d'animo nel momento in cui la leggi o l'ascolti. E quindi, dai, andiamo avanti così, usiamo la poesia. Progetti da domani fino alla fine dell'anno. Allora, dovrei pubblicare una raccoltina di poesie intitolata Ma misi me, per l'alto mare aperto, è un verso di Dante, in cui Ulisse parla e dice
di essersi messo di fatto nelle condizioni di essere il Dio di se stesso. E secondo me è un difetto talmente vicino all'uomo contemporaneo e a me stesso da farlo diventare emblema di un lavoro poetico a tal punto da diventarne titolo. Ed è un lavoro dedicato alle sette meraviglie del mondo antico. Quindi vado a scavare nella sabbia per tirar fuori delle suggestioni molto contemporanee e alla fine tira fuori una raccolta che spero piacerà, in cui dirò un sacco di cose in modo analogo a quello che ho usato in questa poesia, no? Cercando di rispettare di più la metrica, non con il verso libero, ma lavorando con gli endecasillabi, ma comunque tirando fuori una rappresentazione dell'uomo d'oggi e non dell'uomo del passato. E adesso tocca fare a te una domanda a me. Ma se al posto della politica noi avessimo la poesia che comanda l'umanità, le cose sarebbero diverse? Oppure, come Dante insegna, politica e poesia non possono andare d'accordo? Proviamo a andarlo a chiedere a Roma. Sì, beh. Tanto con queste chiacchierate sto parlando anche con politici e tutto il resto, glielo chiediamo direttamente a loro. Sì, direi che potremmo farlo e potremmo cercare di spingerli a dire a se stessi, ma forse se lasciassimo più spazio alla poesia, riusciremmo a capire meglio le persone, a fare più facilmente del bene. Già. Guarda, la politica è una cosa estremamente seria. Se la si prende dalla parte giusta significa mettersi a servizio degli altri, per il bene degli altri. Nel momento in cui invece la si prende un po' troppo per il bene di se stessi, finisce male, E insomma. Tu lo soprattutto il sai che Dante fu cacciato da Firenze con l'accusa di essere un barattiere, ovvero di aver venduto, oggi diremmo essere reo di peculato, no? Aver venduto favori, avere incassato per il suo partito, mai per se stesso, delle prebende. Insomma, un qualcosa che non si capisce fino a che punto sia reale oppure montata ad arte dai suoi detrattori, però comunque Dante si ritrovò ad essere coinvolto in un processo di questo genere, che lo vedeva coinvolto in quanto aveva rivestito la carica di priore, che era la carica più alta possibile a Firenze, siccome Firenze era probabilmente una delle città più importanti del mondo di quell'epoca, significava essere uno dei capi dei grandi stati di allora, un po' come essere presidente degli Stati Uniti oggi, non proprio, perché i priori a Firenze erano più di uno, e tra l'altro rimanevano in carica 2 mesi. Tu pensa, no? Com'è cambiato
il concetto di politica. Oggi tutti si lamentano di avere troppo poco tempo per fare le cose. Allora si pensava che 2 mesi fossero sufficienti e poi si cambiavano i paesi. No, veramente, sto pensando se a Roma pensassero un po' più al futuro anziché solo al presente, no? Del tipo faccio questa manovra e non sistemo adesso, ma sistemerò un domani. Bisognerebbe in quei 2 mesi lì anche meno, cioè stavo pensando a quello che hanno detto l'altro giorno sul clima, dicevano o ci si muove subito o è tardi, ma da quant'è che lo dicono? Perché vogliono evitare magari per le grosse aziende fare rivoluzioni industriali, così cos'ha, ma chi se ne frega? Cioè metti un punto, parti. Poi se è questione di Sì, soldi... il vero problema è che non è vero. Io sono un complottista nato, però ti dico questo, col mio telescopio amatoriale, un 20 centimetri, cioè un bel telescopio, io negli anni 90 riuscivo a vedere le calotte polari marziane. Oggi le calotte marziane non ci sono più. Il ghiaccio su Marte si è sciolto, si è ritirato molto di più di quanto non sia avvenuto sulla Terra. Ora, siccome non mi risulta che su Marte ci siano degli stabilimenti industriali, delle emissioni di CO2, ovvero degli effetti negativi antropici sul clima, mi viene da pensare che la componente naturale sul cambiamento di clima che stiamo vivendo oggi sia molto molto rilevante e probabilmente è un qualche cosa che conoscono tutti. Bisognerebbe cercare di avere la capacità di guardare le cose come sono e intervenire su elementi differenti. Per esempio, l'uso dei condizionatori. Lo sai che aumenta la temperatura dei centri urbani di qualcosa tipo 5-6 gradi? Se ci fossero i condizionatori, soprattutto quelli delle automobili spenti, e non ci sarebbe più questo pompaggio di calore da serre a 70 gradi come sono gli abitacoli delle automobili alla strada, ci sarebbero i finestrini aperti, ci sarebbe la sopportazione del caldo così come era negli anni 70 quando si viaggiava in macchina, ma ci sarebbero 5-6 gradi in meno. E forse adottare misure di questo genere sarebbe più efficace che non semplicemente propagandare il fatto che si possa con un clic, uno schiocco di dita risolvere il problema. Quando avremo eliminato tutte le nostre emissioni di gas serra, tutto quanto inquina in modo pesante, e comunque avremmo fatto una cosa sensata e bella, ma non avremo risolto il problema del clima e ci ritroveremo a fare i conti con città inadatte, tecnologie inadatte a farci sopravvivere in un clima molto più simile a quello del deserto che non a quello al quale siamo abituati. E in ogni caso, i cambiamenti climatici avvengono in modo talmente repentino e inatteso che chi lo sa che cosa succederà. Alla fine del 1200 c'erano temperature probabilmente più alte di oggi. Si coltivava la vite nel nord dell'Inghilterra e quindi immaginati, no? Ci volevano temperature più alte là, ma di conseguenza anche qua. E di colpo, da un anno all'altro, ci si è ritrovati all'inizio del 300 ad avere il Po
che durante l'inverno ghiacciava e si poteva attraversare a piedi, estati piovose e fredde che producevano carestie e quindi una situazione nella quale la gente cominciava a morire. Le carestie erano diffuse ovunque, per cui non c'era la possibilità di compensare andando a acquistare grano altrove. Insomma, una situazione tragica per il 1300. Poi è arrivata la peste, quindi è diventata devastante. Ma per noi altri potrebbe anche succedere che il clima all'improvviso viri cambiando direzione e cominciando a proporci un raffreddamento anziché un riscaldamento. Resta il fatto che la componente naturale in quello che sta succedendo è sicuramente molto rilevante. Domani mattina mi alzo e Domani mattina ti alzi? non io, tu. Beh, io mi alzo domani mattina alle 6, mi preparo, mi vesto bene, mi faccio la barba e vado a BNI, che è un gruppo di imprenditori nel quale ci si scambia referenze. Ovvero ci si aiuta l'un con l'altro a fare affari, invertendo quella che è la logica del cerco di accaparrare le cose per me e facendo invece un lavoro per gli altri. Il che è una cosa che a me piace molto e che fa sì che io sia in un gruppo di quel genere. Che si trova tutte le settimane alle 7 di mattina e fa una riunione che dura fino alle 9, poi ognuno va nel proprio ufficio a lavorare. Se Bello. vuoi, poi ti posso dare anche il resto della mia agenda, perché dopo ho un appuntamento con il commercialista e quindi la mia giornata assumerà subito una china verso il basso di Curva quelle calante. Va bene, toste. Stefano. Io ti ringrazio intanto, poi ci sentiremo sicuramente per telefono presto. Va Poi in video bene. magari ci sentiamo per altre novità che te ne hai sempre. Va bene, guarda, ti ringrazio di avermi ospitato, di aver fatto questa chiacchierata in cui ho parlato moltissimo. La prossima volta mi prendo anche l'acqua, ma se non si interrompeva la connessione di là, ce l'avevo. No, l'unica cosa che volevo dire a te e a tutti è stasera, se riuscite a guardare verso il cielo, scoprirete che ci sono Giove e Saturno molto vicini, e Giove è brillante come mai, e Saturno, poco lontano, gli fa una gran bella compagnia e sono uno spettacolo da guardare. Io, quando è stato? Ieri o ieri l'altro? Ho filmato la stazione spaziale che è passata proprio sopra casa mia e anche quello a me piace guardare queste cose. Poi dici, boh, ci sono sette lassù che volano dentro un bagaglio di ferro. Però ho detto, come stanno facendo i viaggi interspaziali, come lo dicevi te, voglio provarci anch'io. Non so chi pagherà per me, però voglio provarci anch'io ad andare lassù. Ce la faremo, perché desiderare significa alla fine riuscire. Il problema è che quando tu realizzi un desiderio, cavoli, perde charme, perde l'appeal che aveva nei tuoi confronti fino a un minuto prima. No, ma poi dopo noi alziamo l'asticella, come dicevi te,
e puntiamo a un obiettivo ancora più alto. Certo, dobbiamo pensarlo. Dobbiamo pensarlo bene, ma secondo me un bel viaggio su Alfa Centauri sarebbe una cosa bellissima. Ne parlavo con un'amica qualche settimana fa. Tu immaginati il creare un'astronave sufficientemente grande da contenere 1 milione di persone che, ruotando su se stessa, simula la forza di gravità e parte verso Alfa Centauri, che dista da noi 4 anni luce, poco, però che con le velocità massime che riusciamo a raggiungere noi significano 2000 anni di viaggio. E 2000 anni di viaggio significa che arriveranno là non, nemmeno i pronipoti, ma i pronipoti, no? Tra 2000 anni di quelli che sono partiti. Significa che quando, no, cercheranno di mandare un messaggio sulla Terra, ci metterà 4 anni ad arrivare e la risposta arriverà a loro 4 anni dopo. Quindi 8 anni per dialogare, come se tra me e te, no? In questo momento ci fosse un ritardo di 8 anni. Oppure la butto lì e poi concludiamo perché poi volevo metto il TG regionale a conclusione di questa nostra chiacchierata e quando ci sarà lo scioglimento dell'Antartide si scoprirà che c'è qualche Stargate lì sotto e si farà tutto molto più velocemente. Assolutamente sì. Però lo sai che gli ufologi dicono che c'è un satellite sopra l'Antartide, che io non so come faccia ad essere sopra l'Antartide, perché per essere geostazionario dovrebbe essere sopra l'equatore, ma è lì, grosso, pesante, pesante di più di qualunque materiale terrestre possa essere capace, che è sicuramente alieno ed è una specie di Stargate pronto ad atterrare sulla Terra quando si scioglierà l'Antartide. Grazie Dai, Stefano. aspettiamo quel momento e la Terra è Grazie. piatta, ricordatelo. Grazie Maria, grazie anche a Alberto, Silvana e Pier Giorgio Zucconi, che secondo me è un tuo amico. Pier Giorgio è un mio carissimo amico, è un astrofilo del gruppo di Senigallia e tra l'altro è promotore di un concorso di letteratura fantascientifica che si chiama Senigalattica, che è intitolato ad uno scrittore piacentino, tal Vittorio Curtoni, morto qualche anno fa. E che un po' per volta è diventato il concorso più importante probabilmente nel campo della fantascienza che si tiene in Italia. Quindi, ciao Pier Giorgio e grazie. Grazie ancora Stefano, io condivido adesso lo schermo e ti ringrazio ancora e buona visione a tutti. Ciao, ciao, Ciao. ciao, grazie. Cominciamo allora questa prima parte della tribuna elettorale dedicata ai candidati sindaco di Piacenza con il primo giro di interventi, parlando della sicurezza, uno dei temi di cui si sta discutendo in questa campagna elettorale. Sentiamo ora il programma in questo campo di Stefano Torre, sostenuto dalla lista civica Torre Sindaco.
Sì, a Piacenza non se ne può più, la sicurezza va garantita molto molto meglio, ci sono troppi mariuoli che impediscono ai piacentini di sentirsi al sicuro quando camminano per strada. Per questo io ho chiesto aiuto al mio amico Vladimir Putin, che mi presterà l'Armata Rossa, con la quale garantirò un presidio delle strade 24 ore su 24, utilizzando anche i carri armati. Poi c'è la questione della dell'immigrazione e dei profughi, che io intendo affrontare con la costruzione di un muro al confine col comune di Caorso e di Pontenure, perché le mie fonti mi dicono che è da là che arrivano immigrati e profughi. Sarà un muro che verrà costruito però a spese del sindaco di Pontenure, che è responsabile di un simile scempio. Il muro verrà costruito con i mattoni di risulta della demolizione di Palazzo Farnese, perché deturpa quel bellissimo edificio che gli è stato costruito di fronte e che tra l'altro ingloba nelle sue fondamenta l'anfiteatro romano di Piacenza. Grazie, abbiamo parlato della sicurezza, ora passiamo a un altro tema sotto i riflettori in questa campagna elettorale, che è quello della gestione del territorio. In particolare chiediamo ai candidati sindaco di Piacenza quale sia la loro posizione su polo logistico e parco della Pertite. Io intendo rendere navigabile il Nure e su di esso realizzare il porto mercantile più grande d'Europa, che andrà da Piacenza fino a Bettola. Entrambe le sponde saranno occupate da banchine e verranno frequentate da alcuni tra i più grandi mercantili del mondo. Inoltre intendo portare a Piacenza la base spaziale di Baikonur, grazie ai buoni uffici dell'amico Putin, e trasformarla in un vero e proprio spazioporto reso disponibile alla logistica del futuro, perché nel prossimo futuro io prevedo che i viaggi spaziali diventeranno all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il parco della Pertite, io ritengo che debba essere assolutamente lasciato a verde pubblico, con grandi alberi, sequoie, baobab e altro, ma intendo fare di più, cioè ricostruire il vecchio edificio militare, riempirlo di tritolo e in occasione delle celebrazioni farlo brillare, per arrivare ad avere una grande esplosione visibile anche da molto lontano, da Lodi, da Cremona, che attirerà un sacco di gente, di turismo, e ci farà fare un sacco di soldi. E adesso l'ultimo giro di interventi, con qualche secondo in più a disposizione, per un breve riassunto del programma e un appello al voto da parte dei candidati sindaco di Piacenza. Tocca a Stefano Torre, sostenuto dalla lista civica Torre Sindaco, riassumere il suo programma e fare un appello agli elettori. Io devo parlare assolutamente del vulcano, perché l'ho messo nel simbolo della mia lista. Intendo costruirlo, realizzarlo a Borgoforte, facendo una trivellazione in profondità e portando il magma in superficie. Il vulcano crescerà fino a diventare una alta montagna sulla quale i piacentini potranno fare trekking e persino sciare, e potrà essere utilizzato anche per bruciare i rifiuti. Inoltre intendo abolire la morte. I piacentini vivranno a lungo come Matusalemme, e per renderli capaci di essere felici intendo distribuire gratuitamente il Viagra a chiunque abbia più di 55 anni. Sono qua perché, esattamente come tutti i cittadini, mi sono rotto le scatole di vivere in un mondo nel quale i forti sono sempre più forti e i deboli sono sempre più deboli. Mi sono rotto le scatole di politici che promettono e poi non fanno
fanno nulla. I programmi dei miei antagonisti sono quasi sovrapponibili, soprattutto sono uguali ai programmi che i loro predecessori presentavano 20 o 30 anni fa. Sono riusciti costoro che promettono democrazia partecipata a rinnegare persino i risultati dei referendum elettorali. Ricordo l'acqua pubblica, ricordo il finanziamento pubblico dei partiti e ora propongono e promettono di far partecipare i cittadini di Piacenza alle scelte della prossima amministrazione. Ma per favore, non votatemi, sceglietemi, fatemi diventare sindaco di Piacenza.